buongiorno a tutti. Allora, tocca a me il compito di illustrare il decreto attuativo, anche perché ci è giunta questa mattina una mail del Ministero per cui Gianfrancesco Romeo in questo momento, con riferimento al convegno in oggetto per il quale le associazioni, la Consulta Interossidio sono state con la Presidente, per l'impossibilità di essere presente oggi a Milano per sopravvenuti improrogabili impegni ministeriali. Passera ha convocato tutto lo staff del Ministero dello Sviluppo Economico al fine di elaborare il decreto sviluppo che dovrebbe essere presentato in Consiglio dei Ministri a breve. Siccome questo decreto è stato fatto ed è stato costruito e presentato insieme alle tre associazioni di categoria, ben venga anche questa attività del Ministero, che se questo Paese creiamo un po' di sviluppo, bene che stiano a Roma e che facciano quello che devono fare. Allora, dentro la cartellina trovate un piccolo vademecum e poi seguiremo insieme tutte le attività da svolgere, ma mi preme innanzitutto dire e spiegare da dove arriva questo decreto attuativo. Allora, la Bolkestein parte dal 2001, non ce n'è dal 2009, dal 2006, dal 2001 si cerca in Europa di, e il Parlamento europeo cerca di favorire la stabilizzazione dei lavoratori in tutte le parti d'Europa, quindi lo stabilimento del lavoratore italiano in Germania, lo stabilimento del lavoratore tedesco in Italia. E visti i tempi che erano, 2001-2006, questo Bolkestein intende le liberalizzazioni come deregolamentazione, quindi la prima fase della Bolkestein vuole in qualche modo liberare i mercati cercando di deregolamentarli. Poi abbiamo visto, seguendo appunto questa direttiva e i suoi sviluppi, che così non è, così non sarà e così non è stato. Nel 2006 comincia la prima applicazione con il decreto Bersani, vi ricordate la Bersani-Visco e le successive lenzuolate, in cui già si comincia a smontare un po' della nostra attività, che sono quelle delle commissioni che dovevano verificare l'accesso al ruolo. Quindi all'interno delle commissioni, all'interno del decreto e all'interno delle Camere di Commercio vengono eliminate queste commissioni e successivamente nel 2010 inizia il processo di recepimento della Bolkestein che volge alla abolizione del ruolo. Quando la Consulta è entrata in questa attività politica, si è ritrovata la proposta del Ministero che era dell'articolo 10, di un articolo 10 che era depositato presso il Ministero già dal 2006 e che diceva che non c'erano requisiti, l'accesso era libero a tutti quanti, tutti potevano fare gli agenti immobiliari. Questa era la situazione in cui ci siamo trovati come associazioni nel momento in cui siamo andati a lavorare col Ministero. Abbiamo lavorato duramente per far valere le giuste ragioni della categoria e abbiamo spiegato che se la Bolkestein come punto fondante ha la facilità e insegue la facilità di stabilimento dei lavoratori all'interno della Comunità Economica Europea, ciò, l'altro punto fondante della Bolkestein è la tutela del consumatore. Ora, immaginare che l'agente immobiliare non abbia in mano i risparmi dei consumatori e delle famiglie italiane, quindi non sia una professione assolutamente centrale nella tutela del risparmio delle famiglie, era un abominio. E questo, in questo devo dire che con Valerio, con Paolo, insomma tante volte abbiamo lavorato su questo tema e il Ministero ha recepito. Infatti dall'articolo 10 siamo arrivati all'articolo 73 del recepimento. L'articolo 73 di questo recepimento è molto semplice, non lo trovate in cartella, noi come associazione l'abbiamo divulgato, è già un anno che c'è, è quello da cui poi nasce il decreto che andremo ad esaminare fra poco. L'articolo 73 al punto 1 dice: è soppresso il ruolo di quell'articolo 2 della legge 3 febbraio 89, quindi il ruolo viene soppresso. In tutto l'articolato della legge però
ritroviamo i continui richiami alla 3989. Quindi viene soppresso il ruolo, ma ad ogni effetto di legge richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio numero 89 si intendono riferiti alle iscrizioni previste del presente articolo nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Vi ho letto il comma 6. Cosa vuol dire? Che tutto quello che è contenuto nella 3989 vale ancora, e ancor di più al comma 7. Ad ogni effetto di legge, i richiami contenuti nella legge 3 febbraio 89, scusate, le competenze già attribuite alle commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici della Camera di Commercio. Cosa abbiamo fatto inserire? Il fatto che le competenze della Camera di Commercio, in sede di controllo dei requisiti, che vedremo poi possono essere ante o post, anzi sono solo post, vengono mantenuti, ci avete tolto le commissioni, ma i controlli vanno fatti, proprio per il motivo di cui facevo riferimento prima, cioè il fatto che la nostra professione è vista oggi dal Ministero come una professione tutelante dei risparmi delle famiglie italiane. Abbiamo lavorato con la Consulta e devo dire, e devo ringraziare il Ministero, l'avrei fatto pubblicamente oggi sono un po' arrabbiato col Ministero perché non è potuto venire il dirigente, ma devo dire che per questa attività si è usato quello che in politica si chiede sempre, si dice sempre che si farà prima delle elezioni, ma che poi non si fa mai. Il governo ha fatto concertazione con le associazioni di categoria, quindi siamo stati convocati come Consulta, si è lavorato, abbiamo prodotto un documento condiviso come Consulta e devo dire che il 90-95%, vero Valerio, di queste nostre richieste è stato assecondato, con problematiche che ci sono e che ci saranno, ma devo dire che con soddisfazione in questo decreto che andremo ad analizzare troviamo le risposte a tanti problemi che anche Paolo Bellini ha posto nel suo intervento. Allora iniziamo ad analizzare questo decreto e quali sono i riflessi nei confronti della nostra professione. Non seguirò la legge, ma seguirò appunto questa attività, questa presentazione che vi abbiamo dato, in modo che poi nelle vostre agenzie possiate anche negli incontri eventualmente con le Camere di Commercio potete seguire questo livello. L'articolo 12 e l'articolo 11 ci spiegano cosa succede nel prossimo anno e ci spiegano cosa deve fare un agente immobiliare iscritto al ruolo e non attivo, all'ex ruolo, oppure un'impresa. Allora, diciamo subito che il primo problema che ci è stato posto era se travasare dall'ex ruolo, cioè tutti gli iscritti a ruolo, alla sezione del REA tutti quanti gli agenti immobiliari, d'amblè. Come diceva prima il presidente Bellini, gli agenti immobiliari in Italia sono tanti, ma molti sono iscritti a ruolo e non attivi, e molti sono iscritti a ruolo e non attivi, ma svolgono la professione in nero facendoci concorrenza senza pagare tasse e senza avere l'agenzia. Quindi se di lotta all'abusivismo si deve parlare, e vedremo come ne parleremo dopo, si deve anche ragionare nell'ottica che non tutti gli iscritti a ruolo sono uguali e che non tutti gli iscritti a ruolo fanno la nostra professione con coerenza e mettendoci la faccia. Ce ne sono tanti che fanno la professione in nero, casomai servendosi di un tesserino dato negli anni 60 e che non ha più nessun valore. Quindi dal 12 di maggio fino al 12 di quest'anno, fino al 12 di maggio dell'anno prossimo, le agenzie immobiliari che sono attive dovranno comunicare alla Camera di Commercio e dovranno fare il passaggio tra l'ex ruolo e l'attività del REA e del registro impresa. Noteremo nel corso di questa presentazione che sempre più si lega il ruolo del singolo professionista, cioè dell'agente immobiliare, all'impresa
e quindi è un connubio agente immobiliare e impresa che viene esplicitato anche attraverso l'emanazione di questo tesserino. Tutte le agenzie immobiliari, quindi già iscritte e attive, avranno un anno di tempo per presentare questa scia con all'interno i requisiti di ognuno, quindi segnalando l'attività e permettendo alla Camera di Commercio di fare il passaggio in automatico all'interno di quello che è un ruolo informatico che viene chiamato sezione del REA e sezione del registro impresa. Quindi scompare l'ex ruolo, e noi tutti avevamo un numero, ma dalla prossima, da appena le Camere di Commercio saranno attive, tutti noi avremo un tesserino con un numero della sezione del REA che ci identificherà anche mediante il luogo di lavoro che noi avremo o la nostra impresa. Quindi avremo una identificazione pari pari e uguale a quella del soppresso ruolo. Cosa devono fare le persone fisiche iscritte al ruolo ma non attive? Anche qui Bellini parlava prima del mantenimento dei requisiti. Se uno ha fatto un esame può mantenere i requisiti o meno. Bene, anche chi non è in attività avrà tempo un anno per spostarsi dal soppresso ruolo al ruolo degli inattivi del REA, e poi vedremo che cos'è il ruolo degli inattivi, se nel caso non lo facesse, ancora per i 3 anni successivi, quindi nel totale 4 anni, gli iscritti al ruolo non attivi potranno usare l'iscrizione al soppresso ruolo come titolo abilitante per la scia. Quindi nessuno perderà i requisiti, non si è fatta una battaglia, chi si è iscritto prima della legge del 2001, chi si è iscritto dopo, il titolo abilitante è l'iscrizione al soppresso ruolo. Quindi questa è la prima cosa da tenere. Se avete collaboratori, se avete persone inattive che casomai devono presentare o intendono tornare a lavorare, le modalità sono due: o in un anno si iscrivono in questa sezione che chiameremo dormienti, quindi dei non attivi all'interno del REA, che non è né più né meno che il vecchio e soppresso ruolo, oppure hanno ancora 3 anni successivi, nei 3 anni successivi hanno ancora tempo per aprire l'attività senza dover rifare l'esame. Veniamo un attimo quindi a come le nuove attività sono interessate da questo decreto. Chi vuole aprire oggi un'agenzia immobiliare o chi chiude, ne chiude una, ne apre un'altra, dovrà presentare la scia. La scia è la segnalazione certificata di inizio attività che, sostituita, l'articolo 73 parlava di DIA, ma siamo in Italia, la DIA, la scia, cioè ci sono stati anche in questi 3, 4, 5 mesi molti cambiamenti. Quindi si presenta questa scia e all'interno della scia devono essere indicati, il titolare deve indicare i propri requisiti e all'interno in un documento unico anche i requisiti dei collaboratori. De quali collaboratori? I collaboratori agenti immobiliari. Quindi la Camera di Commercio riceve questa segnalazione di inizio attività e ha all'interno, in maniera telematica, in modo telematico, no? E quindi il cartaceo viene abolito. Poi vedremo se le varie Camere di Commercio, c'è qualcuno che dovrebbe essere con firma digitale, ma vedremo poi che alcune Camere di Commercio non adotteranno immediatamente questo sistema. La scia quindi permette dallo stesso giorno in cui viene presentata di iniziare l'attività. Che fine fanno i controlli che le Camere di Commercio devono fare sugli agenti immobiliari? Bene, i controlli con la scia vengono rafforzati. C'era un controllo ante, no? Con la commissione nel vecchio ruolo, oggi c'è un controllo post, ma le segnalazioni di inizio attività certificate, se mendaci, fatte alla pubblica amministrazione, sono un abuso penale e quindi vengono punite con dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione. Che tempo ha la Camera di Commercio per controllare questi requisiti? 60 giorni.
quindi inizio subito a lavorare, ma la Camera di Commercio, se ho fatto una falsa dichiarazione, mi chiude la società e scatta la denuncia penale. Capite bene che è un deterrente abbastanza pesante questo, no? Quindi tutti coloro che sono in possesso dei requisiti entrano di fatto nell'azienda. Un'azienda, diciamo, che abbia 5, 6, 7, 8 agenzie, quindi più unità locali sparse sul territorio, cosa deve fare? Ogni agenzia presenterà per ogni unità locale la propria SCIA, cioè la propria dichiarazione di inizio attività. E all'interno dovrà seguire le stesse procedure. Lì è stato un motivo un pochino di scontro, perché chi ha 10 agenzie, 20 agenzie, 30 agenzie, molte volte ha delle persone che seguono le due o tre agenzie, poi all'interno casomai ha dei collaboratori. Qui c'è una certa differenziazione, voglio dire, anche all'interno del nostro mondo come categoria. C'è chi adotta un sistema, chi ne adotta un altro. Ma in questo decreto, che non poteva peraltro modificare la legge, si è cercato di normare un attimo quella che era la funzione del preposto. La legge diceva che in ogni agenzia immobiliare vi deve essere un preposto che abbia i requisiti. Nell'articolo 4 di questa legge, di questo decreto, vediamo che in ogni unità o locale vi deve essere la nomina di una persona che abbia i requisiti. Quindi non può essere prevista in Italia un'agenzia senza agenti immobiliari e in cui non vi sia un responsabile. E già qui è già un punto di chiarezza, perché andiamo a normare quelle che erano delle circolari e delle leggi che precedentemente hanno creato un qualche problema all'interno delle categorie, devo dire anche qualche momento di scontro tra le associazioni. Su questo tema, ad esempio, abbiamo una differenziazione all'interno della consulta, ne parleremo cercando di eventualmente modificare senza cambiare la ratio, ma per favorire anche eventualmente quelli che hanno strutture verticistiche e che non si possono replicare in tanti modi. Ma il concetto passato sull'articolo 4 è che non vi possono essere, lo ripeto, agenzie immobiliari senza agenti immobiliari, perché altrimenti, se avessimo pensato ad altro, avremmo avallato quello che anche prima Bellini diceva, cioè di un problema che c'è relazionale tra noi e i nostri clienti, che è quello della preparazione, della capacità. Vedete bene quanto la nostra categoria sia variegata, e quando si mettono in mezzo a fare gli agenti immobiliari anche quelli che non hanno nessuna preparazione, i disastri ricadono su tutta la categoria. Ancor di più si è ritenuto in sede di concertazione di esprimere pienamente quella che era la direttiva Bolkestein. Cosa dice la direttiva Bolkestein? Dicevamo prima, ci vuole la tutela del consumatore. Allora ecco che nell'articolo 4 è chiaramente esplicitato il fatto che ogni agenzia immobiliare dovrà rendere disponibile al cliente, al pubblico, nelle forme più variegate e comunque visibile al pubblico, un mansionario che deve esplicitare chi all'interno dell'agenzia immobiliare può fare l'agente immobiliare, chi è agente immobiliare e chi invece fa l'impiegato di concetto o porta a far visitare gli appartamenti. Perché anche questo, la trasparenza e la correttezza nei rapporti con i nostri clienti, molte volte ha danneggiato la categoria, molte volte. Allora il fatto che vi sia un mansionario esplicitato al pubblico rende trasparente il rapporto tra il consumatore e l'agente immobiliare. Su questo punto si è discusso tanto, su questo mansionario,
per, anche sulle funzioni che i vari agenti immobiliari o le varie tipologie che ci siamo inventati nel corso di questi ultimi 20 anni, le varie tipologie lavorative che sono all'interno dell'agenzia immobiliare. Noi abbiamo bisogno di individuare un modello chiaro e preciso per identificare coloro che sono all'interno delle agenzie immobiliari e non fanno gli agenti immobiliari. Bisogna che ce lo diciamo molto chiaramente, perché la struttura, e poi lo diceva sempre prima Bellini nell'interpretazione, sulla riforma del lavoro se ne sta discutendo. Io direi che ci siamo salvati grazie al lavoro di tutti, anche dal Senato prima, insomma, sul tema sembra che passi il concetto che gli agenti immobiliari siano fuori da questa attività, e qui devo dire che Rete Imprese Italia, FIMA e ANAMA si sono mosse, si è mossa FIAIP con l'audizione al Senato, c'è una consultazione in corso tra di noi. Il fatto che il 75% del fatturato del collaboratore a partita IVA preveda la possibilità della stabilizzazione del rapporto di lavoro, voi capite bene che i nostri collaboratori domani mattina li mandiamo tutti a casa. Non è pas possibile, non è possibile avere una cosa del genere. L'abbiamo spiegato, e molto probabilmente l'attività anche qui della consulta è nostra, riuscirà a ottenere il risultato dell'esclusione di coloro di cui all'articolo 73, o quantomeno di quelle professioni che hanno un percorso formativo e specificato, per cui eventualmente le nostre contrattualistiche, che hanno delle caratteristiche cocenti, che sono quelle dell'esclusività e del patto di non concorrenza, questi secondo la nuova norma Fornero sarebbero dei dipendenti ideali. Quindi prevediamo assolutamente l'esclusione. Allora, tornando quindi alla necessità di individuare delle caratteristiche normate per legge di chi sta dentro le agenzie immobiliari, anche coi contratti atipici, anche coi contratti, chiamiamolo visitatore, chiamiamolo come volete, ma qui è compito della consulta poi non incorrere in problemi come quelli delle Nasarco, che poi vanno a danneggiare tanti nostri colleghi e tanti agenti immobiliari. Tornando a prima, quindi presentiamo la benedetta scia ed entriamo quindi a poter lavorare dal giorno dopo. Cosa accade? Cosa fa la Camera di Commercio? Ci rilascia questo benedetto tesserino. Ci rilascia un tesserino nominale che è legato all'azienda. Quindi l'azienda presenta la scia, all'interno ci sono tutti coloro i quali hanno i requisiti, e quindi io vengo, Paolo Righi, vengo identificato come agenzia Duomo Paolo Righi, iscritto all'area del... Cosa c'è scritto su questo? Tesserino? Nel tesserino, è un tesserino molto molto semplice, lo trovate, l'abbiamo inviato, e questo è un po' da lontano non si vede, ma c'è scritto, ci sono scritte tutte le caratteristiche. Il decreto del 1960 introduceva il tesserino, lo introduceva già, ma qui cambia la funzione fondamentale di questa patente. Una volta che io avevo il patentino, diciamo, il tesserino, lo potevo mostrare che io lavorassi o non lavorassi, perché era un'abilitazione personale in cui si diceva che Paolo Righi aveva i requisiti. Se io poi smettevo di lavorare e mi usavo il tesserino da agente immobiliare per tutta la vita, non interessava a nessuno, né al fisco né ai nostri colleghi. Oggi invece cosa accade? Che abbiamo la possibilità di essere identificati come Paolo Righi, che lavora presso l'agenzia Duomo. Cosa accade nel momento in cui Paolo Righi o qualsiasi vostro collaboratore non lavora più per voi o non collabora? C'è la necessità di fare un'altra segnalazione di modifica presso la Camera di Commercio. E il soggetto che non lavora più con l'impresa, ecco il legame con l'impresa dell'agente immobiliare, il soggetto deve restituire il tesserino. Quindi, con la norma a pieno regime, che sarà fra 6-7 mesi,
non ci potranno essere agenti immobiliari in attività e quindi coloro i quali pagano le tasse come è giusto fare senza il tesserino. Allora lì sì la vittoria del fatto di dire davanti ai nostri clienti potremo finalmente dire se non hai il tesserino, se non hai la patente, tu non sei un agente immobiliare. Sarà facile controllare, perché se io fino ad oggi chiedo a qualcuno di voi ce l'hai il tesserino, sì, quello vecchio, ma non so se voi pagate le tasse, non so se voi siete iscritti da qualche parte, oppure se lo tenete come quelli del circolo del golf, no? che sono tessere, ne abbiamo tante. Allora, ecco la funzione, la grande vittoria nel fatto di dire che questo tesserino che già c'era viene ritirato e quindi diventa una vera e propria patente abilitante. Cosa succede nel momento in cui Paolo Righi non collabora più con l'agenzia Duomo? Ecco che la mia necessità e la nostra necessità era quella di dire vabbè, ma dove li mettiamo? Chi ha i requisiti? Non abbiamo più ruolo. Ecco allora diciamo di questa sezione dei dormienti del REA in cui si iscrivono tutti coloro i quali cessano l'attività temporaneamente o anche solo per un periodo più prolungato del tempo. Quindi nel momento in cui Paolo Righi non presenta più, non lavora più per l'agenzia Duomo, presenta le modifiche e viene inserito in questa sezione dormienti. In questa sezione dormienti i miei requisiti rimarranno per sempre e quindi ecco perché dal ruolo alla sezione del REA nulla è cambiato, non è cambiata la legge, non è cambiato il percorso, non è cambiato assolutamente niente. Sul tesserino invece di avere iscritto a ruolo numero 223 saremmo iscritti al numero 223 della sezione del REA agenti immobiliari. Qui è stata la prova che le tre associazioni insieme, se si mettono e lavorano su una linea comune per tutelare la categoria, vincono con l'aiuto del Ministero. Ed è la dimostrazione che nel momento in cui pensiamo alla nostra professione, noi siamo ausiliari del commercio, io lo ripeto sempre, noi siamo professionisti, perché per fare il nostro lavoro oggi non è più necessario mettere in contatto le parti. Sappiamo tutti, se siamo qui, che il nostro futuro è legato a tutta un'altra serie di attività che dobbiamo immettere nelle nostre agenzie. E qui viene il discorso dei mediatori occasionali. Anche qui siamo andati a trattare il discorso dei mediatori occasionali. Perché motivo? Perché i mediatori occasionali, anche qui, non si capiva bene cosa facessero. Perché qualcuno aveva quel famoso tesserino che non era iscritto da nessuna parte, faceva le proprie mediazioni e poi a un certo punto se era obbligato a fare la fattura diceva occasionale, no? E alzava la manina e diceva occasionale. Non è possibile, anche questa è concorrenza sleale. Noi non vogliamo concorrenza sleale, noi vogliamo lavorare, pagare le tasse, ma non va bene la concorrenza sleale, non va bene che siamo gli unici, solo perché abbiamo una vetrina, ad essere presi di mira. Quindi la lotta a chi non paga le tasse e a chi che non lavora come noi deve essere fatta anche se sono iscritti a ruolo o all'ex ruolo. Questo deve essere un punto importante. Quindi l'idea era: non regoliamo il mediatore occasionale, lasciamogli fare, oppure, visto che nel decreto non si poteva sopprimere perché i decreti di attuazione non modificano la legge, regoliamolo. E come è stato regolato? Per fare il mediatore occasionale dovete avere possesso dei requisiti, dovete presentare la SCIA. Dovete dire quando presentate la SCIA, quando terminate l'attività. Cioè siete a scadenza, nella Camera di Commercio dovete dire quando terminate l'attività e questa attività non può durare più di 60 giorni e la potete fare una volta solo all'anno con i registri antiriciclaggio, tutte le cose. Qualcheduno, non è successo oggi, in qualche convegno ha detto ma allora non si può più fare e io gli ho risposto bravo,
Era questo il concetto, non potendo eliminare l'occasionalità, si è regolamentata, stringendo le possibilità a queste persone di fare una concorrenza che non avrebbe avuto senso. D'altronde, lo diceva sempre anche Bellini prima, se noi andiamo a guardare tutte le normative cogenti sulla nostra professione, fare l'occasionale è impossibile senza violare la legge. Questo è più o meno l'insieme di tutta l'attività che si svolgerà nel prossimo anno. Sono pronte le camere di commercio? No. C'è un sistema che Infocamere sta facendo, devo dire sarà presentato tra domani e dopodomani, e però l'anno che ci hanno dato di tempo per fare questo passaggio dal REA al registro imprese è stato fatto proprio per questo motivo. Ci saranno camere di commercio più reattive e camere di commercio meno reattive. Qualcuno si chiederà adesso: questo cosa c'entra con la Bolkestein? Perché all'inizio avevamo detto dobbiamo stabilire il fatto che i lavoratori stranieri possano venire in Italia e quindi stabilmente qui, e i lavoratori italiani andare in Germania. Cosa ha fatto questo decreto? Questo decreto si è occupato anche di questo, se no non si sarebbe approvata la Bolkestein. E vado a terminare, ma sto stringendo il più possibile. Abbiamo detto chiuse le commissioni nel 2006, abolito il ruolo. Questo per fare che cosa? Non perché ce l'avevano con noi, ma semplicemente perché se io non ho controlli ex ante, favorisco il fatto che il lavoratore tedesco possa venire in Italia. Qualche buon tempone anche della mia associazione va dicendo e ha detto, sbagliando, perché la gente dovrebbe studiare prima di parlare, che con l'approvazione di questo decreto il tedesco può venire a lavorare in Italia semplicemente iscrivendosi. O che l'italiano che abbia i titoli con una semplice dichiarazione, no? Di permanenza all'estero, che abbia fatto l'agente immobiliare per 3 anni, abbia i titoli e tornando in Italia si possa iscrivere. Non è vero niente. Il lavoratore straniero potrà comparare i titoli abilitanti presso una commissione, né più né meno come dettato dall'articolo 73. Quindi io straniero, per venire a lavorare in Italia in forma stabile, devo equiparare i miei titoli, e lì c'è una commissione presso il Ministero dello Sviluppo Economico in cui ci siamo anche noi, cioè le 3 associazioni. Una volta comparato il titolo abilitante, quindi il processo formativo, si rifà, se c'è la necessità, il corso e l'esame, e si adottano tutte le leggi italiane. Quindi non è vero che io da straniero posso venire a comprare, ad aprire un'agenzia immobiliare in Italia come e quando voglio. Ci posso venire, il governo e la Bolkestein ti hanno facilitato perché hanno tolto i controlli ex ante, stiamo lavorando in Europa per un tesserino europeo che contenga questi requisiti, ma lo diceva anche l'altro giorno il ministro Moavero in una relazione alle politiche comunitarie, qui si vuole tutelare il mercato. L'idea della deregulation che c'era ante 2007, ante 2008 è finita. Qui ci vogliono regole, il mercato l'ha capito. L'altra cosa che invece possono fare gli stranieri occasionalmente è di venire in Italia e di non essere assoggettati alle leggi. Ma d'altronde, se noi andiamo a Berlino e vendiamo un appartamento accompagnando in aereo un nostro cliente italiano e facciamo un'operazione spot, possiamo benissimo andarci e prendere la provvigione in Italia senza nessun problema. Quindi anche la concorrenza straniera tanto paventata, in cui si è detto no, la FIAI vuole porre delle barriere all'ingresso e contro il processo europeo, non è vero, non esiste. La FIAI, la Consulta, la FIMA, tutti insieme siamo comunque per la tutela delle garanzie e per il mantenimento dei requisiti. Non siamo una categoria ordinistica, quindi non è che ci possono dire che siamo contro la storia. Sei diplomato, fai un corso di 80 e 100 ore e diventi agente immobiliare, non è che ci sono tutte queste barriere così. Poi ci sono 3 associazioni che sono tutte contente di iscriverti, quindi non è quello il problema. Allora diciamo che anche in questo caso avremo una qualità di
stranieri che vengono in Italia, che si adotta e si adattano alle nostre leggi, come noi andando all'estero possiamo tranquillamente assoggettarci alle attività straniere. È chiaro che cosa stiamo cercando di fare in Europa? Di uniformare quelli che sono i criteri, perché se uno straniero viene in Italia deve avere l'assicurazione come l'abbiamo noi, quindi si deve assoggettare. Se vado in Irlanda devo fare una fideiussione e depositarla. Quindi voi capite bene che questa Europa e questo famoso tesserino europeo non potrà mai prendere corpo nella nostra categoria se non avremo uno standard minimo di legge. Standard minimo che, ripeto, non è l'EN 15733, che è uno standard elevatissimo a cui quasi nessuno potrà aderire in Italia e in Europa. È infatti da 3 anni dall'adozione, penso che nessuna nazione l'abbia adottato. Quello che dobbiamo fare è adottare uno standard unico di servizi che sia qualitativamente abbastanza alto da tutelare i consumatori, ma che ci permetta di andare noi all'estero. Noi abbiamo sempre avuto paura dei tedeschi che venivano in Italia, non comprendendo che il patrimonio immobiliare più bello l'abbiamo noi in Italia. E se noi italiani, invece di andare a comprare fuori, andassimo noi ad aprire le agenzie a Berlino, in Germania, in Inghilterra, vendendo prodotto italiano, do una qualche idea se qualcuno l'adotta, con un marchio brandizzato né più né meno come si fa con la pasta, la pizza e queste cose qua. Elio, se vuoi adottare questo sistema poi mi darai una royalty qualcosa, sarebbe assolutamente vincente. Questo è, secondo me, non abbiamo paura del futuro, non possiamo avere paura perché abbiamo un sistema solido per quanto riguarda l'immobiliare, abbiamo un mercato maturo, non ci sarà il rischio del subprime in questo paese, ma abbiamo anche la possibilità e la forza per andare a portare fuori il nostro paese, i nostri immobili. Vedo il vicepresidente turistico della FIAIP che fa già questo, e così anche Bellini con la Russia, vedo ci sono tante attività. Ecco, se il mercato italiano langue, questa possibilità che ci dà la Bolkestein di andare all'Europa casomai con reti organizzati è una cosa che dobbiamo assolutamente sfruttare. Quindi il giudizio su quello che è l'attività della nostra attività come consulta in relazione a questo decreto è assolutamente positivo. Vi sono dei punti di contrasto, diciamo, ancora con il Ministero e all'interno della consulta per quegli articoli che prima vi ho citato, ma diciamo che in linea generale questo decreto è facilmente applicabile quando le Camere di Commercio saranno pronte, è chiaro per i cittadini e soprattutto espellerà dal mercato, grazie a tutto quello che abbiamo detto, anche coloro i quali si spacciano come agenti immobiliari e non lo sono. Tenete presente, chiudo qui, che al Senato c'è il disegno di legge 2420 che modifica l'articolo 2 della 3989 che stiamo seguendo e che vuole togliere le 3 sanzioni civili per gli abusivi, perché tanto poi le Camere di Commercio non controllano, immette subito sul penale, e il 348 si sta discutendo di aumentare le pene fino al sequestro dell'ufficio o del bene in cui eserciti l'attività abusiva. Stiamo seguendo anche questo. La lotta all'abusivismo non si fa solo in maniera punitiva, ma si fa anche accrescendo la nostra cultura, il nostro lavoro e la professionalità delle agenzie. È chiaro che deve essere un bilanciamento, soprattutto in questo momento in cui il cambiamento ci sta prendendo, dobbiamo essere noi a smettere di lamentarci e ad andare avanti. Chiniamo le schiene come facevano i nostri nonni nel dopoguerra, perché questa è una guerra. Lavoriamo, studiamo, presentiamoci ai nostri clienti in forma nuova. Le associazioni sono qui insieme per cercare di portare in Parlamento, in Senato, tutto quello che di positivo c'è per la nostra categoria, e quindi speriamo insieme, e oggi vedo che siamo in tanti, e quindi
comprendiamo che siamo forti, insieme, ripeto, secondo me, combatteremo questa crisi e vinceremo questa battaglia. Grazie.